mio personaggio è un personaggio che sento veramente mio, perché la mia famiglia di Pagliarulo a Napoli, tutti barbieri e parrucchieri, ed in questa commedia interpreto un barbiere. Troppo bello, un bacio a te. Devo fare una barba e alzizia di macchia. Facciamo pure tu. Sì, sì, sì. Ah, ui. Siete pronto? Pronto, pronto. Ma prima una cosa, non mi un caffè, ah? Caffè non lo piglio, già sono il abbassato. Ma basta nel posto, caffè non se ne piglio. Zitto, papà. Zitto, papà. E allora dite, da un bacio qua. Ecco, già lì. Ma voglio fare quattro chiacchiere tu. Facciamoci la chiacchierata. Zitto, papà. Zitto, papà. E facciamoci sta chiacchierata, non è piacere. No, non è tutto mio particolare. Dunque, uomini miei, gli tengo una figlia. Gli tengo una sola? Ma tu la vostra ne tengo lui. Bravo, allora mi potete capire. Oh. Ecco, mia figlia è sposata con un carabiniere siciliano. Te una pistola tanta io. Lo sanno proprio tutti, è una bravissima persona. È una bravissima persona, ma è siciliana, è gelosa e pericolosa. Il mio personaggio è Domenico Saggese. Domenico Saggese è il padrone di casa, colui che essa comanda in casa, invece in realtà viene trattato come una pezza da sottopiede da tutte le donne della casa. Vive con la moglie, con la figlia, con le due sorelle che sono rimaste zitelle e con una zia americana che, pur avendo una certa età, se ne vede bene la vita. Ma io non ne visto faccio una strage. Il capo ammazza e ci da tutto qua. Gli faccio un omicidio e non ce la faccio, un omicidio, non lo so ce la fa. Ehi, a strage, io già te l'ho detto. Le donne sono la cosa più bella, ma anche il guai più grosso che il Padre Eterno ha creato. Non ci pensavo. Io sono Peppino Saggese, mi sono innamorato di questa, a te per ciao, bello. Io sono Francesca Buonfiglio, la sua amante. Non ci pensa capo. E niente, poi alla fine vedrete che succederà. Se ci sarà un lieto fine o no. Tu pensi che sì, eh? Ci saranno un po' di colpi di scena, cose che non ci si aspettano. E poi alla fine c'è un gran finale. Ma siamo sicuri che non si sente niente? No, questa è una casa antica. Ci stanno le mura di tufo. Tu sei una bella tufa. Ci arriviamo. Aspetta, aspetta, ma neppure se uno urla? Oh, mamma mia. E non ti preoccupare, che da quel momento ti mettono bello cuscino in faccia. Ci ha dato il buongiorno, ci ha dato. Che hanno fatto le tue sorelle? Sentiamo, che hanno fatto di tue sorelle, che a mamma si sono asciutato. Ma te ne vieni tutti i geniti del vecchio. Però oggi è cominciato a chiamare la Maddalena. E non ci ha fatto mancare la pellucchia che la chiamano. Poco fa che è questo, per il suo piacere non ci asciutiamo più. E ci troverai morte. Secchite. Tese che. Ingessate. Gelate. Long, long. E senza vita. Io sono il figlio. Mio figlio Fofò. Fofò, aspirante e barbiere. Guaglione era un po' ritardato, perché quando era bambino aveva un trauma. Passa là, cane! Oh, mozzocai un cane mentre guavo il pallone. Ma arrivi la squadra sana, giusto a chi si è tornato a mozzocare? Perché non ha un negozio? Un è colpa sua! Quest'anno faccio un personaggio che si chiama Giovanna Capefini. Lo senti? Dice perché? Perché si muta a casa sua! E la sua signora non ci sta! Allora se ci ha mandato a noi il capo a vedere se ci stava la moglie. A dove sta? Chi? La moglie del brigadiere. Ehi, che lo sa, ci ha mandato a dire al brigadiere che qua non ci sta nessuno. Eh già! Noi ci credimo! Ci ha pigliato per fede! Dobbiamo perquisitare la casa! Se non ce ne pute in me. E siamo contenti comunque di affrontare questo nuovo viaggio insieme. Sì, una cosa molto emozionante, quindi mo sarà un po' più in ansia prima di entrare e poi vedremo come andrà. Crociamo le... Un bacione a tutti. Sandra, mamma, io non dico che tuo padre abbia ragione. Non sia mai. Ma devi capire che noi non ce lo possiamo permettere. Ah, mamma, se per questo non ci sono problemi. Io i miei risparmi. E poi andando tutti insieme ti ho detto ci viene a costare solo 200 euro a persona. E tu hai 200 euro? Eh certo, se no non te lo chiedevo nemmeno. Allora, mamma, posso andare? E che ti devo dire a mamma? Se tuo padre non ti dà il permesso... Bravo, Luci! Tuo padre non ti dà il permesso. Sto finendo. Ah. Dicevo, se tuo padre non ti dà il permesso, a noi ce ne fotto proprio, tanto lui non conta. John! Tutto a posto, sono a casa, John! Yeah! No, non ave fear, no, no! Non ave fear! Non ave paura, John! Sì, sì! Tutto ok! Ci mancano proprio le basi, eh! Come dici?
Ma non ti preoccupare, mia nipote è bravissima. Appena ti vede, si affeziona subito, ti porta bello stipendio a casa, Poi ti chiamerà Uncle John, yeah. Oh, sei Juan, John. Questa è un'opera che è nata da un'idea di un tema sociale. Mi piace affrontare sempre un tema sociale. Un paio d'anni fa abbiamo affrontato una piaga sociale, che sarebbe l'ipocondria. Avevamo questo uomo cattivo, che despota, tirchio, che aveva paura di morire, che quindi stava sempre all'ombra della paura della morte. L'anno scorso abbiamo affrontato invece il tema della discordia che c'è tra nord e sud, e quindi nella fattispecie la nostra commedia dell'anno scorso, tra un torinese e un napoletano. Quest'anno invece tocchiamo il tema del femminicidio, quindi è una forma di urlo contro la violenza contro le donne. Francesca Amanti, diglielo tu a questi signori che sei inciampata e ti sei fatta male, così voi mi liberate, ce ne torniamo tutti a casa e io farò finta che nulla sia successo. No, Salvatore, non si può fare finta di andare a tavola. Me l'hai detto troppe volte e troppe volte, ho finto, ma basta. Papà tutte le volte che mi sentiva luccato pensava che tu mi stavi facendo bene. Ma papà non lo sa, perché tutte le volte che hai luccato era perché tu mi battivo! E stiamo cercando, insomma, di portare avanti questo messaggio in chiave ironica e drammatica. La compagnia ormai è consolidata da 3 anni, nel frattempo abbiamo quest'anno preso 2 nuovi elementi. Siamo molto contenti perché qua c'è molta complicità, molta benevolenza, siamo molto umili, non ci sono protagonisti, siamo tutti protagonisti. Io direi che possiamo anche andare in scena. Perfetto, ciao. Il nostro lavoro è un'ovvia denuncia alla violenza contro le donne. Se sentite, se vedete, denunciate e abbiate il coraggio di farlo. Perché la nostra compagnia dice no alla violenza!